ha fatto questo? Dai Mario, che ti sembra il momento di scherzare? Perdiamo il pullman, perdiamo! Vieni giù, a nascondino questo. Cazzo, si è dissolto, mo stava qua. Raga, avete visto Mario? Tony, hai visto Mario? Mario! Fantastico. Siamo in onda! Buonasera a tutti e benvenuti a una intrigantissima puntata di Chi l'ha visto, dedicata a un giovinotto scomparso di chi è entrato appena nel mondo dei maggiorenni. Vediamo la scheda. Nome Mario, cognome Divaio, città Vasto Girardi. Benapro. Età pare 18. Segni particolari tatu. Cibo preferito, proteine, ma la domenica amminoacidi. Occhi 2. Bocca anomala. Denti curati dalla mamma. Professione fashion blogger. Capelli ciuffo imbarazzante. Siamo in onda! Scusatemi, questa pausa mi ha distratta. Quindi allora, dopo la dettagliatissima scheda su Mario, abbiamo deciso di andare a casa dei familiari per vedere questo appello disperatissimo. Linea. E tu dici, siamo in onda, lasciami. Oh, ma sei vita di chi l'ha visto? Ti prego, mio amore! Oh, ti prego! Siamo in onda! Scusate. Siamo qui alla villa comunale di Venafro, l'ultimo luogo dove è stato avvistato Mario, e siamo qui con sua sorella, l'ultima persona che l'ha visto. Ciao, sono Francesca e sono la sorella del ragazzo scomparso. Ora faremo qualche domanda a Francesca per capire che tipo è Mario. Francesca, che tipo è Mario? Mario è sempre un tipo molto attivo, a casa ha sempre qualcosa da fare, sempre in movimento. Ed è, che tipo di persona è? Educato? È una persona molto educata, un tipo molto serio. Grazie mille per le domande. Allora, l'appello della sorella di Mario, se avete qualche notizia di lui avvisateci, chiamate in redazione. No, per carità, se lo trovate non ce lo dite perché stiamo bene senza di lui. Ah, perfetto, questo è l'appello della sorella, quindi linea allo studio. Scusate l'intrusione, quindi dopo l'appello disperatissimo della famiglia siamo andati a vedere in giro se abbiamo notizie di Mario. Scusa, per caso hai visto Mario? Non lo so, forse sta in palestra probabilmente. Scusa, mica avete visto Mario? Forse sta a scuola. Ma quale scuola? Quello è stupido, forse sta in palestra. In palestra? Forse. Probabilmente. In palestra. 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 Oh, ma sì. Vengo a casa, sì, a cena. Sì, ma vengo. Siamo in onda, Matte. Bene, salve, ben ritrovati. Abbiamo visto quindi che Mario è in palestra. Adesso andiamo a vedere se lì hanno notizie di lui. Siamo qui con il personal trainer di Mario e buonasera, volevamo chiederle... Buonasera. Cosa ne pensa lei di Mario? Diciamo che ultimamente siamo molto spaventati perché è da circa 20 minuti che ancora non arriva in palestra e quindi ci chiediamo che fine abbia fatto. Tutti si chiedono che fine abbia fatto Mario.
Ma a lei, che lo conosce molto bene, mi dica, ha notato qualcosa di strano nel suo atteggiamento ultimamente? Ma devo dire che ultimamente era davvero molto strano. Consideri che in una settimana ha preso soltanto 3 pacchi di proteine e 2 di amminoacidi. E solitamente invece diciamo che i suoi standard sono molto più alti. E quindi siamo davvero sconcertati. Tutti si chiedono dove è Mario. Noi ora ci auguriamo di ritrovarlo presto. Ma anche no. Dopo il servizio in palestra, non avendo più notizie di Mario, ci siamo... Abbiamo deciso di chiudere la puntata. La puntata qui. Aspettate. Ho avuto una segnalazione in diretta. Passiamo la linea alla nostra inviata. Vado. Buonasera, signore e signori. Buonasera, siamo qui in questa zona perché è stato avvistato Mario Girardi qui nei paraggi qualche ora fa. Ho visto Mario! Si calmi, dov'è? Dov'è Mario? Mario! Non è Mario. Ma che male identica? Non so Mario. Lo conosci Mario? No. Visto come facciamo? È stata una truffa, non era Mario Girardi. Siamo uguali in fondo. E dove sta andando in questo momento? Palestra. In palestra. Ok. Una palestra, grazie. Mi dispiace ragazzi, Mario Girardi non è qui, non abbiamo sue notizie dal giorno della sua scomparsa. Speriamo che Cristina si farà sapere, ci darà delle notizie. Arrivederci, grazie. La puntata è finita. Se riuscite ad avvistare Mario, mandate una segnalazione al numero 333 sei uno scemo. E eccomi qui, concludo la mia puntata con il mio fedelissimo staff. Bacio. Il 21 settembre 1997 Ida e Vincenzo diedero alla luce una piccola principessa. Mario era particolarmente intelligente, infatti alla tenera età di 4 anni era già in grado di gattonare. Ma ci ricordiamo di Mario anche per altri fattori non meno importanti: il suo stile inimitabile e scicchettoso e il suo spirito d'avventura. Eppure il giovane Mario già sapeva cosa avrebbe fatto della sua vita. Ambiva ad arrivare in alto. Mario voleva diventare il Papa. Tutto casa e chiesa, ma era il tragitto che lo fregava. E, proprio per questo, capì cosa era davvero per lui importante nella vita. Il fisico. Fu così che Mario crebbe e visse come se la palestra fosse la sua seconda casa. Ma che dico, era la casa la sua seconda palestra. E mentre il suo fisico diventava sempre più prestante, Mario appariva sempre più affascinante, con lo sguardo accattivante e il ciuffo disarmante. Poi arrivò la svolta e Mario scoprì il mondo fatato delle proteine e degli amminoacidi. Ma la situazione degenerò e il nostro pargoletto iniziò a far uso di sostanze radioattive che modificarono profondamente la sua struttura genetica e lo fecero diventare il supereroe che è tuttora. Caro Mario, non sappiamo quale brutta fine tu abbia fatto, ma noi preferiamo ricordarti così. We'll be right back.
Thank you.